secondo me non è giustificata, cioè in alcune cose sì, perché è cresciuta luce, cioè le spese sono cresciute, perché cioè, in alcune cose è anche giustificata, solo che non ci si fa più proprio. Anche perché secondo me dovrebbero aumentare perlomeno gli stipendi, perché i 1000 euro al mese adesso sono ridicoli. Io la penso così, insomma, è giustificata in un certo senso perché è cresciuta manodopera, la luce, è cresciuto il gas, le spese vive sono cresciute, anche gli affitti, perciò in alcune cose sì, però per il contadino penso che sia sicuramente, non sia giusto, insomma, non ci sono questi aumenti del grano in campagna. Penso che se ci fosse stato un controllo da parte dello Stato non sarebbe stato male, sarebbe stata una cosa giusta. Magari all'inizio, quando c'è stato il cambio della moneta, bisognava continuare un po' di più a mettere vicino i prodotti sia il prezzo vecchio che la trasformazione in euro. Allora forse il commerciante ne avrebbe approfittato meno, perché capiva che le persone avevano la possibilità di controllare. Uno che prendeva 2 milioni di pensione prende 1000 euro, insomma, invece la roba aumenta, e allora come fai a tenerci dietro? Se la cava chi ha qualche risparmio o qualche entrata diversa, perché con la pensione non ci si arriva di certo. Molto male, perché sono sola e quindi la pensione è minima, e quindi cerco di fare il meno possibile. Che non hanno nessun senso, è solo questione di speculazione, tanto, incide tantissimo, tant'è vero che facciamo fatica a tirare avanti, quindi questo è il problema, purtroppo è la realtà. Sono aumentati di parecchio e purtroppo così non si può andare avanti. Sì, moltissimo, anche perché ci sono anche troppe tasse, tutti questi aumenti non ci volevano proprio. La mia opinione è fondamentalmente che è una realtà di fatto intanto. È un periodo di crisi generale, lo si può vedere appunto su molti prodotti, come dice lei in particolare sulla pasta e sul pane. Ma le pasta io non trovo che siano aumentate ultimamente, però se in giro dice che sono aumentate saranno aumentate. Il fatto è uno solo, che per lo stipendio che si prende tutto è troppo caro. Essendo beni primari di primaria necessità, penso che incidano molto nell'economia delle famiglie, soprattutto delle quelle meno agiate, quindi sicuramente hanno un grave danno questi per il rincaro, che è stato veramente notevole. Cioè, il ruolo dello Stato è quello di controllare l'aumento dei prezzi e al contempo di favorire l'aumento di stipendi.